Ciao a tutti da Pietro e da Diego. Siamo allo stand Sony e questo è il nuovo Xperia Z2 Tablet, un prodotto da 10.1 pollici che si distingue soprattutto per le sue dimensioni. Solo 426 grammi, è veramente leggerissimo, e 6,4 mm di spessore. Abbiamo sempre una cornice realizzata in metallo, mentre il retro è realizzato in plastica, però ha una finitura molto simile a quella del Nexus 5. Fotocamera da 8 megapixel, registra video in HD, non c'è il flash LED ma c'è l'NFC. Davanti troviamo un display da 10.1 pollici, 1920x1200, quindi Full HD, Triluminos, i colori sono veramente belli, sembra che Sony abbia veramente cambiato strategia sotto questo punto di vista. Troviamo un'interfaccia molto più simile a quella standard di Android 4.4 KitKat, con la tendina notifiche sulla sinistra e diciamo la parte delle posizioni rapide sulla destra. Android è installato, come abbiamo detto, nella versione KitKat direttamente 4.4.2. Una novità è l'inserimento del sensore ad infrarosso che ci permette di comandare televisione e quant'altro grazie all'applicazione integrata Remote Control. In questo momento non ci sono, diciamo, inserite le impostazioni, però vedete che le marche dei televisori sono veramente molto buone. Usciamo, andiamo a vedere l'interfaccia della fotocamera. Abbiamo detto HD, generalmente troviamo tutto quello che troviamo su gli altri dispositivi Sony, quindi anche gli effetti AR. Non troviamo forse la modalità time shift, però c'è la modalità automatica per scattare fotografie o girare video. L'interfaccia è la solita che abbiamo imparato a conoscere, è stato spostato qui il tasto del menu. Troviamo la possibilità poi di girare ovviamente il prodotto, però essendo un 16 noni è più facile da utilizzare in questa maniera. Poi troviamo tutte le nostre applicazioni con la tendina rapida sulla sinistra che ci permette di disinstallare le applicazioni, vederle in un ordine da noi scelto, oppure entrare nel Play Store o nel Sony Select, che non è altro che una selezione di prodotti, di applicazioni che ci fa Sony rispetto a quelle che troviamo sul Play Store. Troviamo poi Smart Band preinstallato, quindi questo prodotto è compatibile con il braccialetto di Sony, anche Life Vlog adesso non è impostato, comunque ci permette di tenere sotto controllo le nostre attività. E poi troviamo questa dock di Sony che funziona sia tramite NFC sia tramite Bluetooth 4.0. come vedete qui c'è l'inserimento della dock, ci basta appoggiarlo. Una volta collegato comunque noi possiamo anche spostarci con il tablet, intanto vedete che qui c'è un LED di notifica, possiamo anche spostarci con il tablet e far partire la nostra musica da sentire. Adesso proviamo a entrare in una canzone a farla partire. Per il momento è tutto, ciao a tutti, da Pietro. Ciao.